Ciao gente, io sono Fifox e oggi siamo in un episodio un po' speciale. Sono su un nuovo gioco, nuovo per modo di dire. Questo è Euro Truck Simulator per chi l'abbia capito. E andremo a fare un gameplay su questo gioco. Lasciate un mi piace se vi piace, ovviamente. Ho intenzione di farci una serie. Sono su PC, ovviamente, sul mio fantastico PC. È in corso un lavoro autonomo, sto andando alle Man, quindi oggi voglio fare questo viaggio con voi. Spero che vada tutto liscio perché ci sono certi viaggi in cui tipo mi sfragno al primo corner. La qualità del video è abbastanza schifosa perché la mia scheda grafica è ancora in fase di sviluppo, diciamo. Però almeno gira 30 fps. Vedrò se metterlo magari in webcam. Sto utilizzando un volante che ho costruito interamente io. Magari se centro il carico è pure meglio. Cercherò di tagliare il più possibile perché è un viaggio bello lungo. Allora, 732 km. Spero che il rimorchio sia abbastanza leggero per questo camion che ha solo 300 cavalli. Rotonda, saliamo sul marciapiede. Verde, partiamo, partiamo. Attenzione, guardate quanto sono brutti gli alberi. Forse la texture degli alberi potrei alzarla, eh. Fatto settata al massimo. Eh beh, adesso è più bella. Spero che non costituisca un fattore di lag. Nel frattempo vedete il volante che fa questi movimenti strani, ma non vi preoccupate. Vi giuro che sto utilizzando un volante costruito da me. E se volete il tutorial ve lo potrei anche portare sul canale. Stiamo uscendo da questa cittadina di cui non ricordo più il nome e non me lo voglio ricordare. Allora, devo dire che mi aspettavo peggio da un rimorchio del genere, perché ci sono certi rimorchi che proprio non camminano. Ci infiliamo in corsia così e usciamo per Parigi. Ma no, 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 fermo! Non posso dire ok perché mi si apre ok Google. No, perché l'ha detto? Il telepass dovrebbe essere questo qui, quindi restiamo in questa corsia. Ok, vai, vai così. Vai tutto, vai tutto. Guardate che accelerazione strabiliante stiamo facendo. Non so, veramente. È il record olimpico. Stiamo entrando nel tunnel. Stiamo macinando i chilometri, ragazzi. 100 all'ora. Superiamo in autostrada. Con il camion! Comunque io vi avevo detto che sarebbero usciti dei video speciali e di darmi tempo, eh. Si sta facendo notte e arrivano i lupi mannari. Dobbiamo scappare in curva. E poi se li becco faccio il mega incidente che voi non potete capire. Mannaggia, l'ho preso. L'ho preso. Questa è la mia guida un po' spericolata, sapete. L'altro giorno mi sono ribaltato in autostrada. Sapete che significa? Mi sono ribaltato. Un'altra stazione. Frena, frena, frena. Freniamo. Ok, così. Vai, 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 vai. Corri. Scappa, c'è il Nemesis. E anche qui i 100 all'ora. Attenzione, 250 km. Ci avviciniamo sempre di più. Ma ce la faremo ad arrivare interi? Ragazzi, non è possibile. Ci hanno dato la multa per aver urtato un veicolo che era nella mia zona morta dello specchietto. Non lo vedevo assolutamente. Ragazzi, qui il camion fa fatica, mannaggia. Trasmissioni, stiamo portando trasmissioni di auto. Ragazzi, uscita, Le Mans, andiamo. Oh, frena, 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 frena. Corri, 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 corri. Frena! 124 euro. Mamma mia. Oh, Le Mans esplorata. Parlou franchise. Mamma mia, che francese. Concessionario Iveco localizzato. Ok, abbiamo il concessionario Iveco. Ok, andiamo a fare manovra. Di solito sono in retro, da fare in retromarcia. Tutte le manovre e casini. Ma qui forse ho trovato l'hack, perché posso fare il giro così, mi posso sistemare direttamente da qua. Mi accosto bene 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 al muro, senza prenderlo magari. Ok, sganciamo. E ragazzi, il nostro viaggio è finito. Quindi ragazzi, per questo episodio direi che è tutto. Io vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.